Ci ritroviamo con coach Gaetano Gebbia, notizia importantissima, notizia relativa alla Serie A1, relativa a una formazione importante. I rumors c'erano un paio di settimane, a Trento, un po' lontanuccio. Ma non è il problema, non è certamente la distanza quanto la bontà del progetto che Trento vuole provare a mettere su e che vuole coinvolgere tutto il territorio del Trentino in un progetto appunto che mira alla crescita di tutto il movimento territoriale, sia in tutte le componenti, non soltanto nelle componenti dei giocatori che poi sono come sempre il risultato conclusivo, ma anche negli staff, negli allenatori e nei dirigenti. Non si tratta di un addio alla Calabria, dico bene? No, no, assolutamente, la mia sarà una consulenza e mi vedrà periodicamente presente a Trento a costruire e a gestire, a sviluppare questo progetto, fermo restando che io resterò a Reggio. Si parla della società di Trento come una delle società esempio del basket italiano, organizzata, vincente e super da tutti i punti di vista, conferma? Ma lo dicono i risultati recenti, l'impegno di Trento sarà ora quello di confermare questo, però il fatto di non fermarsi alla prima squadra e ai risultati della prima squadra, ma guardare anche oltre, quindi guardare al settore giovanile, guardare una politica che vuole valorizzare il territorio, ma anche guardare a un mercato globale, credo che diano la misura di come Trento abbia una visione un po' più in là di parecchie altre realtà cestistiche. Comunque il progetto Basket Insieme continuerà? Assolutamente sì, è un progetto che mi vede impegnato in quanto legato a questo territorio, ribadisco, nell'interesse del territorio, cercando di creare delle sinergie fra le società. Alcune hanno aderito, altre no, il progetto va avanti ugualmente, la sfida è dimostrare che l'idea era buona e che potrà essere ulteriormente sviluppata. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro a tutti.